Ora però mi vorrei concentrare su una parte interessante. Questa parte qui è la parte della fontana, dove abbiamo del marmo, due materiali differenti, questa parte del marciapiede e il marmo, e un terzo materiale che diciamo che è questa roccia spaccata del burrone. Quindi andiamo a procedere con la parte delle rocce. Non ho disegno, ma lo andiamo ad accennare. In questo caso lo faccio con un pastello in cui mi vado ad accennare i blocchi generali. Chiaramente qui la problematica è sulla parte di disegno. Questa parte di disegno, che serve soltanto ad avere una traccia, una guida nella fase di colorazione, può essere tranquillamente effettuata anche con degli stick acquerellabili che possono essere tranquillamente sfruttati, quindi anche per una fase preliminare di disegno in questo caso, ma sfruttando anche proprio il fatto che si sciolgono e quindi possono dare degli effetti molto interessanti, anche pensati come strumento principale per andare a lavorare l'illustrazione. Questo lo riponiamo e vediamo poi anche l'altro tipo di utilizzo. Quindi abbiamo una piccola base su cui andare a lavorare e anche qui procediamo per masse e campiture. Adesso stiamo vedendo che il segno fatto con il pastello non si è sciolto, si sta sciogliendo la parte fatta con gli stick, e si scioglie proprio perché, essendo degli stick acquerellabili, anche loro sono realizzati con gomma arabica e quindi idrosolubili. In questa fase la lavorazione può essere anche leggermente grossolana. Stiamo, diciamo, impostando le masse principali di questa roccia. Può tornare utile di nuovo il pennello a lingua di gatto, proprio per creare, col fatto che la sua geometria è regolare ma non come quello a sezione tonda, ci permette di creare delle geometrie nuove interessanti. Quello che cerco di fare è trattare le ombre in maniera separata, ovvero in questo caso andare a definire il chiaro scuro su ogni singolo pezzo di roccia e poi trattare un altro tipo di ombra, che è quella, diciamo, dovuta al fatto che, questo essendo un burrone, avremo un decadimento di luce man mano che ci avviciniamo al fondo. Quello è un gradiente di colore che andremo a mettere più avanti, quindi per ora ci occupiamo di ogni singolo pezzo come se fossero tutti illuminati alla stessa maniera. Chiaramente dobbiamo sempre ragionare in termini di chiaroscuro, quindi di ombre proprie, ombre portate, riverberi. In questo tipo di situazioni il tipo di geometrie che andiamo a affrontare sono molto irregolari, quindi preferisco procedere con un disegno improvvisato, proprio che aiuta a mantenere la freschezza dell'improvvisazione, che porta a un risultato più verosimile nel caso di rocce. Chiaramente i dettagli vanno messi in fase più avanzata e non immediatamente. Nel momento in cui abbiamo necessità di intensificare il colore con una soluzione rapida e comunque sia molto efficace, possiamo utilizzare anche dei marker acquerellabili, i quali hanno il grosso vantaggio di essere estremamente pratici e comodi da utilizzare e di dare un colore fluido ma molto concentrato sin dall'inizio, con la possibilità di modularlo. Ora vediamo come possono tornarci utili in questo tipo di situazioni. Chiaramente prendiamo un marker dello stesso colore, quindi un grigio di Pine. Sfruttandolo nella parte con la punta a pennello, andiamo a inserire alcuni dettagli. Io preferisco metterlo soltanto nei punti dove è più intenso e poi andare
sciogliere leggermente laddove serve. Vedete come abbiamo subito un effetto contrasto molto buono, esattamente quello che cercavo, che ci aiuta a dare questo senso di profondità. Ora possiamo tirare ancora un po' il colore, chiaramente dobbiamo procedere con una certa velocità onde evitare che il colore entri troppo in profondità, proprio come accade con il colore quando lo prendiamo dal tubetto. Ancora con il marker. Che torna utile anche in situazioni in cui abbiamo delle campiture più grandi e dobbiamo lavorare con intensità di colore molto scura. Chiaramente l'intensità del colore, avere un colore molto profondo e al tempo stesso brillante, possiamo sfruttare anche come medium sciolto nell'acqua la gomma arabica. Quindi andiamo ad aggiungere ulteriore gomma arabica a quella già presente all'interno del colore, che ha proprio questa caratteristica di dare forza, luce e rendere corposi e brillanti i colori. Personalmente ritengo che le tecniche miste in cui andiamo a utilizzare anche strumenti differenti danno sempre risultati molto interessanti. Per procedere con la parte del marmo vado a prendere un pennello quadrato più grande, l'area è abbastanza vasta. Andiamo a prendere i colori, a sciogliere. Ok. Andiamo a trattare esattamente come quasi fosse un cilindro questo bordo di questa fontana, che è quasi controluce, quindi è quasi interamente in ombra. Abbiamo soltanto il problema di creare una sfumatura di colore nella parte alta, procedendo come abbiamo già visto in precedenza, bagnando il pennello, togliendo il colore e andando a sfumare così. Sfrutterò ora il fatto che la carta è bagnata per la prima stesura per mettere ulteriore colore che andrà a sfumare leggermente laddove non passerò con il pennello, perché comunque sia c'è dell'acqua data dal primo passaggio che cercherà di portare a sé il colore. Data la geometria e il tipo di texture che si crea su questo tipo di marmo, interessante andare a lavorare sul bagnato rispettando l'andamento delle pieghe, delle piccole fratture, dei segni del tempo, con abbondante acqua sulla carta bagnata e aspettare che la carta faccia da sé, andrà a creare quelle che chiamiamo delle fioriture, ovvero il colore viaggerà sulla superficie, sul pelo dell'acqua sottostante e assumerà delle forme geometriche che possono in parte essere controllate, ma comunque sia abbastanza imprevedibili e quindi molto naturali, molto fresche. Chiaramente in questa fase non conviene asciugare subito la carta perché arresteremo questo tipo di processo, dobbiamo aspettare che si asciughi da sé o comunque sia andare a arrestare il processo una volta soddisfatti del risultato che si è creato. È interessante vedere come se io vado a mettere una goccia d'acqua sulla parte con più colore, questa scioglie il colore sotto che ancora non è asciutto e crea questi bordi frastagliati. Quindi una vera e propria macchia che non andrà laddove la carta è asciutta, è come se ci fosse una barriera e si va a lavorare solo sulla parte umida. Allora, ora che il risultato è asciutto, vediamo come abbiamo molti bordi frastagliati che ci creano delle texture decisamente interessanti che possiamo andare a mettere in risalto con un pastello o con uno stick acquarellabile utilizzati sull'asciutto. Andiamo semplicemente a riprendere alcuni bordi di queste macchie sfruttando poi la documentazione che abbiamo per tirare fuori piano piano la texture tipica di questo materiale. Non faccio altro che andare a ripassare i bordi laddove penso che ci possa essere dell'ombra. Ora mettiamo questi ultimi dettagli
diciamo, ci aiutiamo e mettiamo la parte del marciapiede scura molto molto rapidamente, che ci aiuta a capire quanto dovremmo fare scure le zone in ombra laddove la fontana poggia sulla parte lastricata. Asciughiamo e mettiamo gli ultimi dettagli. Mettiamo una velatura leggera su tutta questa parte per andarla a scurire leggermente, quindi dare questo senso di quasi controluce che dicevamo all'inizio, per dare maggiore rotondità, volume e tridimensionalità a questa parte. Ecco fatto. Adesso asciughiamo e mettiamo soltanto le parti dei neri. Quindi mettiamo questi ultimi dettagli, quindi con un colore più concentrato, se necessario possiamo sfruttare di nuovo il marker con la sua punta sottile e colore molto molto intenso. Poi vediamo anche un utilizzo su una parte umida. E andiamo poi a fare quello che ci serve, andarlo a sfumare troppa acqua, quindi asciugo il pennello e lo utilizzo come una spugna e l'acqua in eccesso lo utilizzo per sciogliere il colore laddove è presente in maggiore abbondanza e portarlo finché la superficie è umida laddove serve.